劇ゲームプレゼンタ。Il manga alternativo che ti volevo consigliare oggi è questo The Boxman di Imiri Sakabashira. È un volume che avevo in lista già da un sacco di anni, scoperto online grazie a vari consigli di manga alternativi che c'erano su diversi siti, ma ho sempre aspettato perché appunto il prezzo originale era tipo di $25 e come volume ovviamente è piccolino, non è molto molto lungo, però vabbè, ovviamente l'edizione è fantastica con la copertina rigida, però appunto comunque diciamo che il costo era un po' troppo oltre al mio budget, ma fortunatamente su Amazon ultimamente l'hanno messo in sconto a 13€ e in più avevo dei buoni attivati tramite le solite promozioni Amazon, per cui l'ho scontato ancora di 5-6€ e alla fine a quel prezzo non potevo fare a meno di prenderlo perché è davvero un volume da avere in ogni collezione di manga alternativi. Poi come al solito nella descrizione del video inserisco i link per recuperarlo in offerta o su Amazon o su eBay. Per riassumere questo The Boxman si potrebbe dire che è una specie di viaggio di questo tizio in moto che deve consegnare un pacco, una scatola, e viaggia in questi paesaggi giapponesi in cui, se inizialmente può sembrare quasi un mondo più o meno reale, andando avanti con la storia diventa sempre più surreale, finisce in un incubo, in un sogno, in una serie di allucinazioni sempre più strane. Il manga è quasi tutto senza dialoghi, è incentrato soprattutto sui disegni. Si vede tantissimo che l'autore adora disegnare, perché alcune parti sono praticamente delle sue masturbazioni personali per creare queste tavole giganti, totalmente evocative, ma appunto che di per sé non portano avanti o non spiegano la storia. La base è semplicemente quella di un viaggio attraverso questo mondo fantastico, ma è, diciamo, la bellezza di questo manga è vedere sempre più fin dove si spinge, cosa succede a questo personaggio, quali personaggi incontrerà sulla sua strada, e poi se riuscirà a compiere la sua missione del consegnare questo pacco. Verso la metà del manga entra in questa specie di casa magica e da lì in poi le cose diventeranno ancora più strane, più surreali. Ci saranno ancora più personaggi che sembrano usciti anche qui da qualche film B-movie vecchio stile giapponese, con i vari mostri che combattono. In qualche modo credo che fosse anche l'autore un appassionato di wrestling. Ci sono delle tavole davvero bellissime, che come mi ha suggerito un amico potrebbero quasi sembrare delle tavole di Shintaro Kago. Anche in questo caso, come in tanti altri manga alternativi, la bellezza è nel vedere come può essere diverso un manga rispetto agli standard che si vedono di solito nelle varie opere più popolari. E anche qui mi piace tantissimo come riesce a inventarsi questi personaggi usciti dalla sua mente spastica. È uno di quei casi in cui secondo me si è divertito tantissimo a inventarsi queste scene sempre più particolari, sempre più fuori di testa. Infatti una caratteristica che io adoro in questi mangaka alternativi è quello appunto di non prendersi mai troppo sul serio. Si vede che lo fanno per puro divertimento personale, senza pensare di fare chissà quale rivoluzione artistica. Disegnano perché si divertono a fare queste storie malate e spastiche. Non sto a farti vedere troppo del manga, perché appunto comunque è corto e non vorrei rovinarti la storia, il finale. Tienilo da conto, se riesci a trovarlo a poco, appunto dai un'occhiata ai link che metto nella descrizione, tienilo d'occhio perché è davvero un grandissimo volume da avere nella tua libreria di manga alternativi.
Questo era The Boxman di Imiri Sakabashira. Se questo consiglio ti ha aiutato a scoprire qualcosa di nuovo, puoi come al solito iscriverti a Gekigemu per sapere quando pubblicherò altri consigli di manga alternativi. A presto e grazie per l'attenzione. Anche questo video è arrivato alla sua conclusione. I video che creo per Gekigemu sono possibili solo grazie al sostegno di persone come te. Se questo video ti è piaciuto, puoi aiutarmi in diversi modi. Per prima cosa puoi fare un like al video. Se questo video ha più like, YouTube può mostrarlo a più persone e quindi mi aiuti a far conoscere Gekigemu a un pubblico più vasto. Allo stesso modo, se il video ti è piaciuto, puoi iscriverti a questo canale. Ogni mese pubblico un nuovo video con qualcosa che forse non sapevi sul mondo dei videogiochi alternativi. Se hai qualcosa da chiedere o un parere su quello che hai appena visto e ascoltato, puoi lasciare un commento al video. Anche in questo caso, un video con molti commenti suggerisce a YouTube che il video è interessante. Se hai degli amici a cui potrebbe piacere questo video, condividilo con loro. Un altro modo per aiutarmi è utilizzare i link affiliati Amazon che trovi nella descrizione di questo video, dove ti segnalo giochi e altre cose interessanti relative a quello che ti ho raccontato. Se compri qualcosa da questi link, per te non costa nulla in più. A me arriva una piccola percentuale da Amazon. Infine, puoi sostenere il progetto Gekigemu su Patreon. Impiego diverse settimane di lavoro per creare questi video e dovrò smettere di farli se non raggiungo abbastanza sostenitori. Grazie per l'aiuto.